Ciao da Motolook TV, il canale di YouTube che è sempre in moto per te. Io sono Michele e questa è la recensione del nuovo RPHA-ST, il nuovo casco Sport Touring realizzato da HJC. La vera novità 2014 di HJC, finalmente arrivati in negozio e subito effettuiamo la recensione. RPHA-ST appartiene chiaramente alla famiglia Alpha, quindi tutta la famiglia di HJC realizzata con calotta in PIM, Premium Integrated Matrix, il tricomposito realizzato da HJC, carbonio, Kevlar, aramide e Dynama, che conferisce al casco estrema leggerezza ma anche un'estrema solidità, quindi un casco leggero ma sicuro. Casco HJC RPHA-ST, sicuramente una novità molto attesa dal mercato italiano. HJC aveva un buco di gamma in questa posizione, finalmente presenta un alto di gamma dedicato al motociclista Sport Touring, quindi dedicato a quei motociclisti che amano il casco integrale ma vogliono un casco integrale sportivo ma confortevole, sportivo ma silenzioso e con un ampio campo visivo, e in più l'immancabile ormai occhiale da sole integrato. Andiamo ora a analizzare quelle che sono le caratteristiche esterne, come sempre, della calotta. Calotta, nuove forme. HJC ora abbandona le forme troppo arrotondate e ci propone queste forme molto più sagomate. Perché? Perché finalmente sviluppa tutti i suoi caschi in galleria del vento, quindi caschi estremamente silenziosi, estremamente curati, dedicati con molta attenzione per l'utilizzo sulla nostra moto. Ventilazione del casco, due prese dedicate, molto ampie e molto semplici da azionare. Abbiamo una presa superiore che si regola su due posizioni, con un semplice gesto noi la apriamo e la chiudiamo. Con un gesto più sensibile riusciamo a regolarla anche su un mezzo flusso. Poi una regolazione in parte bassa verticale, quindi aperto e chiuso, regolazione molto semplice da azionare, regolazione dell'aria che entra nel mento, quindi tutta l'aria che va a asciugare la parte anteriore del casco. Nella parte superiore notiamo due estrattori, quindi due estrattori che servono anche a incanalare l'aria e a stabilizzare il casco, e poi estrattori posteriori qui e nella parte bassa della calotta che servono a far defluire più rapidamente l'aria calda e umida dall'interno del casco. Casco RPHA-ST realizzato in 6 misure, dalla extra small alla XXL e in 3 misure di calotta esterna. Una calotta per le teste piccole, una calotta per le teste medie e una calotta per le teste grandi, quindi un casco perfettamente proporzionato alla testa di ognuno di noi. Come sempre, alto di gamma, visiera Rapid Fire, ormai un sistema ultra collaudato, vincente, che viene ormai proposto sulla quasi totalità dei caschi alto di gamma HJC. Visiera con il blocco di fine corsa che ci permette di sigillarla perfettamente, l'apriamo di uno scatto per far entrare un pochino di aria, scatti sempre ben individuabili, quindi una visiera che si apre molto bene, arriva in parte alta, ultimo scatto, la visiera si blocca. Poi con una semplice pressione facciamo scendere la visiera e anche qui scatti molto ben definiti e la chiudiamo perfettamente. Visiera, come vedete, predisposta a pinlock, quindi possiamo montare all'interno il pinlock che troviamo già di serie all'interno della confezione. All'interno della scatola troviamo il pinlock nella versione Max Vision, quindi quella ad altissima visibilità, che possiamo inserire all'interno della visiera. Lo smontaggio della visiera con il sistema Rapid Fire è estremamente semplice. Portiamo la visiera in parte alta, inseriamo gli indici all'interno del movimento, una pressione verso la parte posteriore del casco e la visiera l'abbiamo eliminata. Visiera, come vedete, di ottima qualità, la visiera si piega perfettamente, quindi è una visiera assolutamente molto robusta, la possiamo anche maltrattare e non succederà assolutamente nulla. Visiera, come vedete, predisposta al montaggio del pinlock, quindi all'interno troviamo i due cursori e tutta la visiera è stata sagomata per inserire lo stesso pinlock. Adesso rimontiamo la visiera, altrettanto facile il sistema, mettiamo il casco in posizione orizzontale, visiera sempre in parte alta sia per metterla che per toglierla, facciamo una leggera pressione verticale e facciamo entrare il meccanismo in prossimità dei due cursori, quindi estrema semplicità. Adesso però andiamo a analizzare la vera innovazione di questo casco che è richiesta dal mercato, ovvero l'occhiale interno. Come vedete, in parte alta l'occhiale scompare perfettamente all'interno della guarnizione, quindi non abbiamo frusci aerodinamici o fastidi particolari. Con un semplice gesto facciamo scendere l'occhiale, occhiale molto lungo che arriva a filo delle nostre guance, quindi non abbiamo più il problema che propongono molti caschi concorrenti, ovvero il vedere l'orizzonte diviso in due, una parte l'occhialino e l'altra parte la luce naturale che filtra. Qui l'occhiale scende molto molto bene,
arriva a filo delle nostre guance, ci regala una bellissima sensazione visiva e possiamo continuare la marcia anche a velocità sostenuta tenendo tutta la visiera aperta. Analizziamo adesso quelli che sono gli interni. Interni della serie Alpha, sempre e comunque realizzati con il Silver Cool Plus, il bellissimo tessuto interno che usa HJC sulla serie più alta della sua gamma, tessuto antisudore, antiallergico, antiodore, che abbassa la nostra temperatura percepita fino a 3 gradi. Veramente molto piacevole al tatto. Gli interni sono completamente estraibili e lavabili. Tutti i guanciali e tutta la cuffia interna sono estraibili a bottone, quindi molto facile da togliere ma anche molto facile da rimettere. Si possono togliere per essere lavati anche i chin guard, quindi gli elementi che vanno a ricoprire il cinturino, e in più chiaramente sottogola stop wind completamente estraibile. Lo stop wind serve a diminuire l'afflusso di aria all'interno del casco, quindi abbassa la rumorosità e tutte quelle che possono essere gli spifferi che ci possono dare fastidio all'interno del casco. D'estate può essere piacevole eliminarlo per rendere il casco più ventilato. Come vedete, altra scelta molto importante che si è fatta su questo modello, la chiusura a doppio anello. Il mercato italiano è un amante del doppio anello e anche i mototuristi più sportivi richiedono questo tipo di chiusura, che non è, come pensano certi, più sicura, ma ci permette però di serrare il casco in modo più energico, quindi di chiudere meglio il casco, e quando facciamo delle gite, diciamo con una connotazione più sportiva, più competitiva, il poter serrare meglio il casco sulla testa è sicuramente un vantaggio. Come sempre, anche su questo modello, tutta la serie HJC turistica offre un'ottima predisposizione per il montaggio dell'interfono. Senza problemi qui nella parte laterale riusciremo ad andare ad alloggiare una centralina di tutti i costruttori aftermarket di Bluetooth, quindi Cellular Line, Sena, Cardo, Midland. In più all'interno della zona auricolare in corrispondenza dei guanciali sono stati realizzati due alloggiamenti molto ampi per andare a inserire gli auricolari e quindi avere anche un ottimo aspetto di montaggio per l'interfono stesso, quindi potremo viaggiare senza problemi con il nostro casco sportivo, ma ascoltare la musica, parlare con il nostro passeggero, rispondere al telefono con il massimo comfort, perché il casco è stato ingegnerizzato anche per il montaggio di questo. Come sempre, se avete domande, curiosità o vi interessa semplicemente parlare di questo casco, scrivete sotto nei commenti, noi prima possibile vi risponderemo. Come sempre vi ricordo, provate la qualità dei prodotti HJC, ma soprattutto venite a provarla nel nostro punto vendita Motolook di Voghera. Ciao e alla prossima recensione!